Allora, viene il sorriso perché cosa è successo oggi? Incredibile, una ferrata su una canna non adatta, ovviamente. Dopo tutta la mattina che si cercava il pesce grosso, innescando grosso con calamenti adatti, grossi, ha mangiato all'ultimo, al 90esimo, su una lenza ovviamente non adatta, innescata per fragolini. La canna si è piegata proprio come nei sogni. Testate poderose, pesce in canna, 30 secondi, ovviamente strappato, peccato, super amaro in bocca. Tante sono le cose che possono essere accadute, ha mangiato il pesciolino e poi ha mangiato il pescione, oppure un'orata, un fragolino, insomma, un pesce veramente d'Italia però, no pesciotti da un chilo, perché la canna si è piegata proprio di netto e ha dato 3 o 4 botte. E anche tenuta in canna da Giorgio, che era lì, l'ha sfilata, a malapena l'ha tenuto, ha dato due o tre volte e è andato via. Peccato. Il risultato, amaro in bocca e poco pesce, perché siamo in un momento avaro di pesca e solo un fragolino bello preso da Giorgio, un sugarello salvano, un eclatante cappotto. Però giornata spettacolare, vedete il mare olio e rientriamo ugualmente appagati, perché il mare così è veramente incredibile. Siamo in pesca anche domani e domenica, per poi forse speriamo nelle previsioni, perché sembra che ci sia molto molto vento forte. Pochi gli highlights, però ve le faccio vedere.